non puoi andare direttamente all'energia in uno stato di attaccamento. So you need something to bargain with. Poi hai bisogno di un qualcosa con cui trattare. And you tell some gods, you, I will do this for you if you will do that for me. E poi tratti con degli dei. Io faccio questo per te se tu fai questo per me. So Brazilian restaurant owners, if they're Catholic, will have a cup of coffee in front of the favorite saint of the kitchen to bring in more customers. Poi i proprietari dei ristoranti in Brasile, per esempio, se sono cattolici, avranno una tazza con del caffè davanti alla statua della loro divinità preferita per attirare più clienti al ristorante. So the first day I arrived in Brazil, Camilla took me to Nossa Senhora Aparecida Church. E il primo giorno che sono arrivato in Brasile, Carmine mi ha portato in questa chiesa della Nossa Signora. Nossa Senhora Aparecida, l'igreja di Madonna Negra. È la chiesa della Madonna Nera. To pray, to give thanks, because she prayed to the Black Madonna, please give me a car. And she won the car, so she went to the church to give thanks for the car. E siamo andati lì perché lei voleva ringraziare la Madonna Nera per la macchina che ha ricevuto, perché lei aveva pregato per ottenere una macchina e è riuscita a ottenere questa macchina. Per cui siamo andati lì per questo ringraziamento. And then the gateway to her property, you know, we made offerings to Eshu, because Eshu was looking after the property while we were away. E all'ingresso anche di casa sua c'erano delle offerte a Eshu, perché era Eshu che prendeva cura della sua casa, dei suoi terreni. And offerings to God Pan, because Pan was giving fertility to her land. E anche alla divinità Pan, che dovrebbe essere Pan di Settari italiano. Diana is a female consort of Pan. Okay. per questa divinità Pan, che comunque rende fertile i suoi terreni. And then a ritual under the waterfall to Oshun. E poi un rituale sotto la cascata per Oshun. So if Brazilians don't get what they want from one god, they ask another. And whatever they promised the other one, they'll give it what was promised. Per cui i brasiliani, se non ottengono qualcosa da uno dei dei, chiede semplicemente a un altro la stessa cosa e dà in cambio la stessa cosa con cui aveva trattato. So all those forces can be seen as a type of lawyer or negotiator between you in an attached state and between a dual, which is dangerous in an attached state. Per cui tutte queste forze, queste energie possono essere viste come degli avvocati, come un intermediario che fra noi e gli odus, che sono pericolosi se non siamo stati in un attaccamento. Adu is actually nearly the same word as Od, which is a letter of the alphabet in Hebrew. E il nome proprio Odu è molto simile a Od, che è nell'alfabeto greco. In Nigeria, Adus were never written, just marked in the dust on a tray. E in Nigeria gli Odu non venivano mai scritti, ma semplicemente si facevano i segni sulla sabbia. And for almost 2000 years, only marked in dust. Proprio per quasi 2000 anni, semplicemente si facevano i segni sulla sabbia. But the direction they mark things in dust are the same pattern as the Hebrew scholars draw the letters of the Hebrew alphabet. Ma la sequenza, il modo di fare questi segni è proprio lo stesso che dei ricercatori hanno scoperto, anche come i segni che si facevano in ebraico. And so like Ogunda, down here, number 9. Come Ogunda, il numero 9. There's 1, 1, 1, 2.
che è 1-1-1-2. And Gimel in Hebrew is 1-1-1-2. E Gimel in ebraico è 1-1-1-2. You know, there's 16 of the Adul's match the energy patterns of 16 of the Hebrew letters somehow for thousands of years without anyone knowing why. E questi 16 schemi di Odu corrispondono proprio ai 16 lettere dell'alfabeto ebraico, e questo per migliaia di anni senza avere una spiegazione del perché. You know, and there may have been many theories or rituals to explain in each system why, but the fact is it's just tracing an energy. Sì, possono esserci molte spiegazioni o comunque teorie su questi rituali, sul perché, ma comunque resta resta questo fatto che c'è questa uguaglianza di simboli. If you try to mark a gunda from the bottom, it feels so strange. Se cerchi proprio di fare il segno di Ogunda dal basso verso l'alto, proprio hai una sensazione molto strana, non è come farlo dall'alto verso il basso. Salve. Salve. Ti registri dopo. Appoggi giù la roba, ti siedi. First test of entry to the sacred chambers to determine whether the door is sliding or has hinges. Sì, primo test per poter entrare in questa stanza sacra per vedere se si riesce a entrare o meno. C'è la prima porta. Sì. Ok, un breve introduzione. Una breve introduzione. Io mi chiamo Andrea, ciao a tutti. Vengo dalla Sardegna, che è un'isola che tutti conoscete. Da Sassari? Da Sassari. So che c'è un altro sassarese qua. Oggi arrivare qua è stato complesso, ma ce l'ho fatta. Sono circa 10 anni nella mia vita che mi occupo di una ricerca, di ricercare interiormente. Ho letto in internet questa possibilità e sono qua per questo. Ok. Ok, ti also... 10 to 11. Yeah, I have this habit that most people have when the question of time comes up. Sì, ho questa abitudine, no? Che molte persone hanno quando si tratta di sapere l'ora. Like everybody else, I look at my left wrist. Sì, guardo proprio il mio polso sinistro. Yeah, there's birth, death, life, death, life, death, life, death, and I always know what time it really is. C'è nascita, morte, nascita, morte, nascita, morte. In effetti so sempre che ora è. Yeah, so it's always reassuring when I wonder what the time is. Ah, it is between life and death, yes. Quando guardo l'ora mi dà proprio questa rassicurazione di sapere, ah sì, questo è il momento fra la vita e la morte. Siccome guardo, sono vivo. Così I'm looking at it, I must be alive. Yes, no, but well... so che te la risposta. Well... Ecco. If I... if the thought passes my mind that either of my main initiators died, they arrive and they just find that so funny. Sì, è una domanda che ogni tanto mi viene in mente, no? Se uno dei miei iniziatori dovessero morire, cioè loro troverebbero questo talmente divertente.